Si parla tanto oggi di criminalista, si confondono però spesso i due ruoli, le due professioni, sono due aspetti completamente diversi. Oggi anche grazie a tanti servizi, programmi televisivi, questa figura è stata molto, come dire, dibattuta, se ne è discusso molto, se ne è parlato molto anche della sua utilità. Ma su una scena del crimine, concretamente, che ruolo hanno, che spazi hanno, che competenze le due figure svolgono? Intanto la scena del crimine richiede un'analisi molto attenta, molto accurata, con utilizzo di tecniche investigative importanti, che sono appannaggio sia del criminologo ma anche del criminalista. Ma qual è la differenza? Lo spazio fisico, lo spazio geografico, lo spazio reale, dove è avvenuto il fatto, il delitto efferato, dove si applicano le scienze, le tecniche investigative, dove si applica la BPA, dove si applica il DNA, dove si ricercano appunto prove e tracce, è un'area di competenze della scienza e qui è competenza appunto del criminalista, qui opera il criminalista. C'è però nella scena del crimine anche uno spazio mentale, dove si sviluppano i procedimenti intellettivi, dove si fanno i ragionamenti, dove il criminologo interviene e cristallizza anche gli stati emotivi delle persone, dei protagonisti della scena del crimine, che sono i testimoni certamente, che sono ovviamente anche persone che possono avere in qualche modo delle informazioni, ma può essere anche la vittima, a patto che sia chiaramente una vittima che è sopravvissuta. Sono quindi spazi e reali completamente diversi. Sono importanti queste figure anche per poter sviluppare un profilo criminale. Entrambe interagiscono. Non è sufficiente solamente una competenza. Questo ce l'insegnano nelle scuole americane, ce l'insegnano appunto i grandi profiler dell'FBI americana. Ma la scena del crimine parte sempre appunto da una fusione di queste due competenze, ripeto, criminalistica e criminologia. Allora, una scena del crimine si analizza analizzando, studiando, vedendo gli spazi, cercando di contestualizzare le prove, cercando di applicare i metodi scientifici, la scienza al servizio del crimine, ma poi ecco che interviene sempre il criminologo. Il criminologo deve utilizzare queste conoscenze, non ne può fare a meno, perché sennò è come stilare un profilo monco, un profilo di un sospettato che non è aderente con i fatti reali. La criminalistica è la scienza, abbiamo detto, la tecnica dell'investigazione, ma senza la criminologia, senza gli apporti della psicologia, senza, diciamo così, le contestualizzazioni, quell'analisi di quella scena del crimine sarà un'analisi di scena del crimine monca. Ecco allora dove è importante questa fusione. Solo con questa fusione si possono individuare, fare analisi e fare investigazioni complete.